E allora parliamo della salute dei cibi che quotidianamente consumiamo. L'importante ovviamente è coltivarli in maniera corretta. C'è un testo molto interessante, sicuramente tecnico per chi produce agricoltura in particolare, ma che può essere consultato anche da chi, come dire, ne ha un'esigenza meno tecnica e meno specifica. Calendario dei lavori agricoli, Pierre Masson, pubblicato da Terra Nuova Edizioni. Noi però ne parliamo con Adriano Zago, che è il curatore di questo volume, che è a sua volta un agronomo e un enologo che lavora principalmente in Toscana e in Veneto come consulente. L'agricoltura biodinamica è per lui un metodo alla portata di tutti. Zago, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, ma questo metodo biodinamico, come lei dice, è veramente alla portata di tutti, nel senso, in Italia sembra ancora di parlare di una cosa molto astrusa e complicata, ma lo dico da profano, ecco. Certo, non è un metodo che ha ancora una grande popolarità, però sta aumentando in maniera molto decisa negli ultimi anni. È alla portata di tutti in quanto si basa su regole semplici e nella complessità di ora ci fanno molto comodo delle regole semplici. Certo. E poi non usiamo la minima traccia di chimica o di prodotti di sintesi, quindi si cerca di trovare nella terra le soluzioni dei problemi che hanno le piante. Esatto, cioè questo però è un superamento, diciamo, del metodo tradizionale dei nostri nonni contadini, no? Nel senso che comunque viene applicata una metodologia che aiuta le colture, ma senza che queste siano appunto invase da fertilizzanti chimici, pesticidi e cose di questo genere. Qual è, ci può riassumere i concetti del metodo biodinamico applicato all'agricoltura? In maniera molto sintetica si cerca, per quanto riguarda per esempio le piante, di preoccuparsi della salute vera delle piante, quindi dello stato di benessere di una pianta, ancor prima di occuparsi delle singole malattie. Quindi si cercano le cause vere, si cerca davvero di fuggire dal solito binomio problema malattia molecola che la risolve, quindi cercare di capire quali sono i problemi di base. Cosa usiamo? Usiamo dei preparati, che sono i preparati biodinamici, che sono propri di questo tipo di agricoltura, codificati da Steiner ormai quasi 100 anni fa, ma ancora molto attuali. Facciamo molta leva sulle vecchie e buone pratiche agronomiche, quindi trattare la terra solamente in certi giorni, in certi modi, stessa cosa per le piante e gli animali. Si ricerca sempre quello che noi chiamiamo l'organismo agricolo in un'azienda, quindi evitare la monocultura pura, cercare che assieme alla coltivazione della vite ci sia anche almeno il necessario per il sostentamento delle persone che vivono, anche dal punto di vista energetico, ma soprattutto alimentare. E poi, facendo riferimento a quello che presentavate poco fa, si cercano di seguire anche certi ritmi che vengono dal cielo, che sono sempre stati seguiti, sempre intendo da prima di 100 anni fa a seguire, e che ci rendono più facili le cose, diciamo là in questi termini. Infatti nel suo calendario dei lavori agricoli, lunario e planetario, secondo il metodo biodinamico, lei fa appunto un riferimento molto chiaro e molto ben dettagliato, per esempio dei ritmi lunari, quindi sono importanti per decidere quando seminare, come funziona? Sì, a me piace usare questo paragone, che è come essere in una stazione, magari a Roma, da voi, e in questo momento dalla stazione stanno partendo molti treni. Sta a noi quale prendere per andare dove. In questo momento sopra di noi stanno passando tanti treni che sono pianeti, stelle, costellazioni e combinazioni che ne derivano. La stessa operazione, che può essere la semina, come ha detto poco fa, o il trapianto, o la raccolta, quindi quelle operazioni fondamentali per la coltura, se fatte in un giorno o in un altro, abbiamo un risultato più o meno vantaggioso per quanto ci riguarda. E quindi noi cerchiamo di sfruttare quei giorni nei quali sappiamo che quell'operazione avrà un risultato migliore a seconda di cosa andiamo a cercare. Quindi per le semine guardiamo per esempio la Luna, però guardiamo anche in che modo la Luna è posta con Saturno, quindi per esempio guardiamo l'opposizione della Luna con Saturno, guardiamo se la Luna è vicina o lontana rispetto alla posizione della Terra.
e le costellazioni, quindi individuiamo dei giorni che noi per semplicità definiamo di fiori, di foglie, di frutti, adatti a certe operazioni piuttosto che ad altre. Senti, quindi lei ha messo insieme, diciamo, tutti questi dati molto importanti e ne ha fatto appunto un calendario, è anche un po' un libro, ma è soprattutto un calendario quindi di facile consultazione. Questo metodo biodinamico, nel modo in cui soprattutto anche lei lo intende, quanto è diffuso in Italia tra gli agricoltori, diciamo? Beh, in termini percentuali bisogna essere onesti, ancora in termini assoluti è ancora poco diffuso, penso che le stime più attendibili possano parlare di quasi un punto percentuale. Quindi è un grandissimo successo per quanto ci riguarda, perché fino a pochi anni fa, ma neanche decine, diciamo pure 10 anni fa, erano puntini sulla cartina, e invece ora siamo associazioni di agricoltori del metodo biodinamico che si muovono autonomamente a livello provinciale o regionale, quindi sta crescendo, non siamo sicuramente la maggioranza, anche se ci piacerebbe essere. Certo, ma quali sono le resistenze rispetto al metodo biodinamico da parte degli agricoltori? Beh, le resistenze sono principalmente dal punto di vista culturale, di mente, perché io stesso esco da una università che, per quanto possa essere giudicata bene o male, però mi ha insegnato per tanti anni un po' al contrario di quello che sto facendo, cioè che non può essere possibile un'agricoltura senza la chimica. E solamente lavorando e vedendo dei risultati toccabili, tangibili, che si mangiano, che si bevono, si capisce che era un dogma poco vero, quindi non era un dogma. Che non solo va messo in discussione, ma insomma si può superare, ecco, lei dice questo. Sì, perché la chimica ha una storia breve, è iniziata in agricoltura attorno agli anni 20, dopo Liebig. L'uomo ha campato di agricoltura per tutti i millenni prima, quindi in qualche modo a me piace pensare che la chimica potrà in un lontano futuro essere considerata una parentesi della nostra evoluzione, perché comunque abbiamo qualche millennio di storia che ci testimonia che era possibile farlo anche senza l'uso della chimica. Un'ultima cosa, il suo calendario, Adriano Zago, dei lavori agricoli è per i professionisti, diciamo, della coltivazione e dell'agricoltura, ma può essere utilizzato anche da chi sperimenta, diciamo, il proprio piccolo orto per iniziare. Certo, Pierre ha realizzato questo calendario, lo ha pensato proprio per un uso largo, perché l'interpretazione è abbastanza semplice. Ci sono diversi livelli di approfondimento, quindi uno può andare a cercare l'informazione approfondita, come attenersi dalle indicazioni generali circa quanto trapiantare i fiori nel balcone o un melo nel proprio piccolo giardino, e quando potare il melo o le rose nel giardino anche amatoriale, quindi non per forza bisogna avere una tenuta di 10 ettari. Ecco. Certo. Così. Bene, grazie molto Adriano Zago, curatore di questo volume scritto da Pier Massone. Allora, calendario dei lavori agricoli, lunario e planetario secondo il metodo biodinamico, ovviamente questa è l'edizione destinata al 2012.